Buonasera a tutti, ciao a tutti gli amici del Centro Studi Udicaria, eccoci qua ancora per i martedì del Centro Studi. Allora, questa sera andremo a parlare con il nostro regista, colui che conduce un po' tutte le nostre serate e che sta sempre dietro le quinte. Oggi invece lo vedremo in primo piano, è Aldo Cottardi, andiamo subito a vederlo e conoscerlo, eccolo qua. È lui il conduttore delle nostre serate, importantissime, però Aldo ha anche tantissime altre qualità che andremo appunto a scoprire. Allora, Aldo si è laureato nel 2015 in Scienze Storiche Magistrali all'Università degli Studi di Trento con una tesi di laurea sulle teleferiche militari austro-ungariche nel Trentino occidentale. Infatti è proprio la passione per la Grande Guerra che l'ha fatto diventare a pieno titolo uno storico e un ricercatore, che è appunto questa passione che ha portato avanti nel tempo, fin dall'inizio, fin dal 2010, quando ha cominciato a scrivere per il giornale delle Giudicarie, con vari articoli storici di storia locale, e poi continuando ad andare avanti, collaborando con tantissimi altri enti importanti, anche come il Museo Storico di Trento e poi l'UPT, la Fondazione Franco De Marchi, la Fondazione Don Lorenzo Guetti, la PT di Campiglio, l'Ecomuseo della Judicaria, e ancora l'Associazione Giovani Judicaria del BIM, con il BIM del Sarca del Chiese, e la sezione ANA di Trento, con il Comune di Treville, insomma, con un sacco di enti. Lui ha iniziato a portare avanti questo percorso e questa passione per la storia, che ha condiviso anche spesso con altre persone. Ecco, allora ha già iniziato a scrivere parecchi articoli per il giornale delle Giudicarie, ha proseguito poi con altre autorevoli riviste come Studi Trentini di Scienze Storiche, l'Annuario della SAT, Carealto, la rivista Giudicaria e Retrospettive, sono quelli che mi vengono in mente, ma continua ad andare avanti. Allora, una passione che ha iniziato poi a trasformare. Perché trasformare? Perché è partito con la Grande Guerra, che è una passione che gli resta ancora dentro e che conduce, che prende gran parte dei suoi studi e delle sue ricerche, non legate strettamente alle teleferiche, ai trasporti, alle ferrovie a scartamento ridotto, agli approvvigionamenti delle truppe a terra, ma si è ampliato anche a tutto il fronte, soprattutto quello legato al fronte dell'Adamello Bretta, che è quello che veramente è quello Adamello Presanello, che è quello che interessa a noi più personalmente sul nostro territorio. Infatti Aldo Vivatione è chiaramente legato strettamente alle Giudicarie, anche se si apre notevolmente anche su altri fronti. C'è un'altra passione che Aldo ha, e che non è solamente la passione per la storia, ma è anche quella per i multimediali, i social network e quant'altro. È infatti stato nominato proprio lo scorso anno, all'interno del Centro Studi Udicaria, il responsabile della sezione che si occupa appunto della multimedialità, delle comunicazioni, dei social network, di tutto quello che comprende l'apparato internet, che esce un po' dalla sfera scritta e che va invece sulla sfera multimediale. Ma sfera scritta, calma, perché oltre a tutti gli articoli, Aldo ha anche già partecipato a due importanti testi, che sono appunto il primo, sempre legato al suo settore, Le Memorie della Grande Guerra, che è stato edito dal Centro Studi Udicaria nel 2019, e che è stato fatto in collaborazione anche con altri, mi vengono in mente la Maddalena Pellizzari, Gianni Poletti, l'Antonio Armani, il Zontini, eccetera, e un altro volume che era quello più recente, 1918-2018, Un secolo di ricordi, ricerche e studi locali sul primo conflitto mondiale, che è stato edito dal Comune di Sella Giudicarie nel 2009 ed era stato curato da Frank Salvadori. Insomma, una persona a pieno titolo, piena di interessi legati al nostro territorio. Ed è proprio per quello che questa sera andremo ad ascoltarlo, ma non andremo ad ascoltarlo sulla Grande Guerra, che è una cosa che lui conosce già molto bene e per la quale ha già attuato alcuni convegni, alcune serate, sia online che in presenza. Ma
No, stasera no, andremo ad ascoltare un altro percorso che da qualche tempo ha preso il suo interesse. E l'ha preso da quando? Da quando un po' è scoppiato questo Covid. Ma come mai direte? Allora, è proprio per questo motivo, Aldo, no? Quando è scoppiato il Covid hai detto, ma guardate che non è una cosa che è avvenuta solo ora, è una cosa che è passata anche nei tempi percorsi, nei secoli già passati, e quindi ha cominciato a studiare le pandemie, le epidemie antiche, soprattutto quelle medievali, e poi si è evoluzionato. E attraverso questo percorso è arrivato a scoprire anche la scomparsa di diversi paesi. Allora, Aldo, cosa andrai a raccontarci stasera? Perché tutto questo percorso ti ha portato proprio a parlarti di quei paesoni, di quelle piccole comunità che adesso non ci sono più, giusto? Esatto, anzitutto grazie Danilo della bella presentazione. E sì, in effetti il tema delle epidemie, un tema non proprio tra i più allegri chiaramente come ambito di ricerca, però è stato tra i miei interessi, comunque mi ha affascinato e già ci avevo un po' lavorato nel privato, già prima, ecco, che arrivasse la pandemia, quindi leggendo cronache locali, leggendo storie, leggendo racconti di storie, appunto, e opere dedicate, mi ero fatto un po' un'idea di quello che era successo quindi nei tempi passati. E assieme a questo notavo che frequentemente ritornavano sempre a essere descritti nomi di paesi che oggi non ci sono più. Ed è un tema che effettivamente affascina e certo modo anche inquieta e spaventa un po', perché fa vedere appunto quello che è la caducità delle cose e anche la velocità con la quale interi paesi potevano essere cancellati, ma non solo dalle pandemie, ma anche dalla natura e dagli eventi bellici, come poi vedremo. Ed è questo che io volevo presentarvi questa sera, cioè un estratto della ricerca più ampia che sto facendo sul tema, appunto, dei villaggi abbandonati giudicariesi, presentandovi quelli sui quali al momento ho trovato più informazioni, quindi quelli che possiamo dire effettivamente con certezza il paese esisteva, era lì e gli è successo questo. Bene, allora siamo tutti curiosi di ascoltare questa tua bella relazione di questa sera. Illustraci un Perfetto, po' come scoperto. grazie, grazie. E allora partiamo. Partiamo cominciando con il discorso appunto dei paesi scomparsi. Chiaramente, come abbiamo visto prima, il tema della scomparsa dei paesi si trova frequentemente collegata alle epidemie che sono successe in giudicarie. Però in effetti la faccenda è molto più complessa. Infatti l'abbandono di un paese va un attimino, ecco, analizzato. Infatti io vi ho preparato nella mia presentazione, prima di andare a vedere quelli che sono stati i villaggi di un tempo delle giudicarie, una piccola introduzione metodologico-storiografica. Sarà qualcosa di molto, molto leggero, giusto per inquadrare meglio il tema di cui andremo a parlare. Ok, cosa si intende per paese scomparso? Beh, un paese scomparso è comunque un paese o comunque anche un territorio che viene abbandonato temporaneamente o permanentemente per le più diverse cause, infatti non soltanto per eventi epidemici, no? Come è successo durante le pestilenze. Ci sono anche altri fattori. Sono stati fatti numerosi studi, infatti una cosa che mi ha sorpreso è stato che il tema dei paesi scomparsi è una tematica storiografica molto molto in voga in altri paesi europei e ha conosciuto anche dei periodi di grande interesse, specialmente tra gli anni 60 e gli anni 90 del Novecento, ma poi lo vedremo più nel dettaglio. Queste ricerche hanno dimostrato che ci sono dei periodi storici nei quali si collocano con maggiore frequenza gli abbandoni o, come vengono dette nel gergo, le diserzioni dei paesi. E queste si collocano a grandi linee tra il XIV e il XV secolo, quindi il periodo della crisi del Trecento, quando cioè ci fu un cambiamento climatico molto importante, no? Alla fine del 200 ci fu la fine del periodo caldo medievale e l'inizio della cosiddetta piccola era glaciale, che farà perdere tantissimi terreni coltivabili o pascoli alle comunità di un tempo, costringendole ad abbandonare grandi aree.
che prima erano abitate. Però anche la conseguente crisi economica, guerre ed epidemie, insomma, in quel periodo si concentravano molti abbandoni di paesi, in ambito anche europeo, non solo, anche giudicariese, come vedremo. Ma non solo, anche ad esempio pensiamo alla rivoluzione industriale o al boom economico degli anni 50 in poi del Novecento, nel quale grazie a nuove esigenze economiche, nuove possibilità economiche, tante persone si spingevano verso i grandi centri urbani, abbandonando quelli che erano le periferie, e questo portava a grandi abbandoni di insediamenti. Come vi dicevo, ecco, il tema dell'abbandono dei paesi scomparsi è un tema che ha avuto una grande fortuna, specialmente nell'area franco-tedesca. Vi ho anche riportato tra gli anni 60 e 80 e il Novecento, ma anche attualmente ci sono nuove spinte sul tema, grazie anche all'apporto di altre come l'archeologia. Difatti questa sera io vi farò vedere l'utilizzo di alcuni strumenti anche tipici dell'archeologia per analizzare certi siti che ho analizzato. E vi ho riportato anche giusto per farsi un'idea anche di quello che andremo a vedere, il cosiddetto schema di Scharlau. Kurt Scharlau era un geografo tedesco che negli anni 30 aveva teorizzato questo schema sull'abbandono dei paesi, che vediamo velocemente. Lui aveva infatti, per ogni paese abbandonato, aveva creato una sorta di schema per analizzare come e su che scala è stato abbandonato il paese sul territorio. Troviamo ad esempio a Dürfwüstung, abbandono del villaggio, poi troviamo la Flutwüstung, abbandono dei terreni, e all'interno di questi, sia dei terreni che dei villaggi, troviamo abbandoni parziali, permanenti o temporanei, o uno o l'altro, e poi troviamo il caso più critico, più estremo, che è la totale Wüstung, cioè l'abbandono completo del villaggio e dei terreni. E Wüstung è una frase, una parola tedesca che significa, tradotta, desolazione, devastazione, che rende bene anche l'idea dell'abbandono dei paesi. In giudicari troviamo bene o male ancora queste costanti, cioè gli abbandoni sono stati causati da epidemie, troviamo grandi riferimenti alle epidemie di peste del XIV, XVI e XVII secolo, gravi fenomeni naturali come frane, inondazioni, smottamenti, eccetera, e poi anche troviamo cause belliche oppure più comunemente anche fusione con agglomerati urbani più grandi. È il caso, ad esempio, di un paese che si trovava vicino a Fiavé, che era Viusso, era presente in molti documenti del periodo medievale e che a partire da una certa data in poi sparisce, ma semplicemente perché è stato inglobato dal paese stesso di Fiavé, che si era lentamente allargato. Ecco, questa è una mappa molto schematica che mostra i paesi che ho finora trovato sulla base di documenti, sulla base di resti, sulla base di rilevamenti o testimonianze, ecco, che ci fanno capire anche quanto ancora poco sappiamo di questo tema, e scommetto che altrettanti me ne mancano, perché tante zone ancora sono da vedere, tanti documenti ancora sono da leggere. Ma passiamo subito adesso ai casi giudicariesi che ho preparato per voi, giusto per capire un po' meglio quello che c'è da sapere su questo tema così affascinante, così anche sinistro. Ecco, il primo col quale vorrei partire, e tra l'altro io ve li ho ordinati in modo cronologico, dal più antico al più recente, e partiamo anche con quello più misterioso. Mi riferisco al paese di Partenigo o Parsonigo. Ecco, sul nome, sulla scrittura del nome ci sono molte indecisioni e non si sa bene qual era la scrittura corretta. Si sa però che si trovava alla confluenza del Sarca di Campiglio e del Sarca di Valgenova, prima di Pinzolo, e nelle vicinanze pare in certi casi anche sullo stesso luogo dove oggi sorge Carisolo. Sul paese di Partenigo si sono fatte molte teorie.
era di sicuro un paese molto antico, l'unico che ne ha scritto con una certa cognizione è stato il maestro Tranquillo Giustina, che lo fa risalire addirittura ai tempi romani o comunque nell'antichità, e era direttamente collegato al castello che si trovava all'imbocco della Val Genova, sul sito dove poi sarebbe sorta la chiesetta di Santo Stefano. Il paese di Partenigo, Parzenigo o Personigo pare che fosse stato il nucleo originario dal quale poi si sarebbe sviluppato poi il paese di Carisolo. E sulla sua fine pare che c'entri in questo caso il mondo naturale, cioè una enorme frana. Enorme frana che lo avrebbe seppellito in un periodo compreso tra il X e il XII secolo. Giustina fa risalire a quella data la sua scomparsa. In effetti, con l'utilizzo di mappe LIDAR, di satellite LIDAR, vediamo nella zona, e qui vediamo una vista dall'alto di Carisolo, qua, e questo è l'imbocco della Val Genova, qua c'è la vetreria, la zona di dove stava Personigo o Parzenigo in teoria era questa. E vediamo qui nell'immagine LIDAR un enorme conoide di deiezione, come viene detto, conoide detritico che pare fosse stato causato da una o più grandi frane staccatesi dalla montagna in tempi molto antichi. Infatti la zona è tutta rimboschita, si trovano anche dei ruderi di terrazzamenti, quindi è stata riutilizzata poi in seguito l'area prima di essere ancora abbandonata, quindi non è da escludere che lì ci fosse il paese di Personigo, poi scomparso appunto per via di questa enorme frana. La cosa curiosa di Personigo è che questo è il mistero, è che non esistono, o perlomeno non ci sono fino adesso, documenti che ne parlino in modo esplicito. Anche in toponomastica non c'è nulla. Infatti l'area dove in teoria stava questo villaggio era la località Ciatina, per capirci è dove c'è adesso il Castagneto, dove c'è il percorso vita che parte dalla Madonna del Potere. Tuttavia, pur non esistendo nulla nei documenti, il nome di Parsenigo e la sua indicazione geografica continuerà ad essere presente nella cartografia fino al 1700 inoltrato. Difatti questo è un mistero che appunto sto continuando ancora a sondare per capire appunto come mai questo paese così scomparso così in tempi antichi fu rappresentato in cartografia ancora per così tanto tempo. E questo era il primo. Vediamo poi altri paesi. Un paese questo, passiamo adesso dalla Varrendena alla Valle del Chiese, Merlino. Merlino è uno dei paesi scomparsi, forse tra i più noti, ecco, anche grazie alla sua leggenda nera che si è sviluppata intorno, grazie anche agli studi di Papa Leoni, che ne ha fatto sulla sua fine, sulla sua tragica fine. Infatti Merlino era un paese effettivamente esistito, che ha conosciuto un abbandono totale sia del paese che dei terreni. Era un paese piccolino, era dai documenti che sono stati visionati dallo storico della Val del Chiese, si può diciamo fare una stima dei suoi abitanti, del numero dei suoi abitanti, che si aggirava intorno al centinaio di persone. Difatti in un documento comparivano, era un documento su diciamo su un'assemblea tra i paesi vicini, perché Merlino era la stessa comunità dei paesi vicini di Praso e di Sevrora. Erano censiti i capifamiglia e da una stima a grandi linee di questi capifamiglia si poteva calcolare la popolazione di Merlino al 1330 circa, su una sessantina, un centinaio di persone, ecco, che abitavano nelle loro case, che adesso non esistono più. Erano nella zona che sta tra Daone e Praso, una zona adesso rimboschita, alcune case sono state riadattate come case da monte, e ora si vedono ruderi ancora, ed è stato spopolato questo paese, secondo la leggenda, ma probabilmente anche secondo la realtà, con la grande peste del 1348, la grande epidemia, la prima grande epidemia di peste che è arrivata nel Medioevo. Qui.
La sua storia, la sua triste storia, è poi entrata comunque nella tradizione locale. Cosa era successo? Era successo che all'arrivo della peste scoppiarono alcuni casi all'interno del paese di Merlino. I paesi vicini, terrorizzati dalla possibilità di essere contagiati a loro volta dai vicini, organizzarono dei cordoni intorno al paese, dei cordoni piantonati da militari che evitavano che chiunque uscisse o entrasse o che anche portasse dei viveri a quelli che stavano dentro. In pratica, secondo quanto detto da Papa Leoni e dalla tradizione che poi si è sviluppata, gli abitanti di Merlino, quelli che non furono uccisi dalla peste, morirono di fame e di stenti. E passato tutto, le case furono date alle fiamme. Quindi il paese sparirà. Da lì in poi la località non sarà più chiamata Merlino, ma verrà chiamata con il nome di Terra Morta, nome che poi si porterà dietro per molto tempo. Ora, sul fatto che gli abitanti furono stati costretti a morire di fame, questo non si sa con certezza. È certo invece che nel Medioevo era pratica comune di dar fuoco alle case degli infetti, dei malati. Pensava che il fuoco purificasse in qualche modo gli ambienti. Solo che una volta chiaramente era facile che con le case di legno e tetti di paglia era facile che il fuoco si espandesse e bruciasse tutta la casa e tutte le case vicine. Quindi può darsi che la fine di Merlino sia stata causata anche da questo tipo di disinfezione. Non si sa. Fatto sta che il paese di Merlino dopo il 1348 smette di comparire nei documenti. Non smette di comparire nei documenti però il castello di Merlino, perché vicino a Merlino sorgeva anche un castello che era proprietà dei nobili da campo e che sorgeva esattamente sopra il paese di Sèvres. Era lo stesso nome. Questo castello verrà utilizzato, verrà abitato anche dopo il periodo della prima grande pandemia di peste, e diciamo che sopravvivrà ancora fino circa alla metà del XV secolo, quindi fino al 1450 circa, dopodiché sarà abbandonato e andrà in rovina. Perché? Perché questo? È perché in quel periodo i da campo avevano altri grossi problemi nelle loro terre, che erano le terre delle giudicarie esteriori. Dei problemi causati dall'espansionismo di altre famiglie nobili giudicariesi. Un espansionismo che li porterà a entrare veramente in conflitto e a portare avanti delle guerre molto violente. E questo tipo di guerra, questa guerra tra nobili, tra fazioni nobili nelle giudicarie, ci porta a incontrare il prossimo caso, anzi i prossimi due casi di paesi scomparsi. Quindi facciamo un salto adesso dalla Val del Chiese ai giudicari esteriori e andiamo nella piana di Fiavé per incontrare la storia di Cugredo e Carbouillet. Una storia, tra l'altro, portata anche alla luce e studiata nei dettagli da Graziano Riccadonna in una ricerca che fece qualche anno fa, nella quale appunto scoprì anche le cause della scomparsa di questi due paesi. Anzitutto però vediamo che paesi erano e qual era la loro importanza, perché era molta l'importanza di questi due paesi, che vi ho mostrato nella mappa, qua, in cartina. La vediamo, Cugredo, che si trova a poca distanza dal quasi omonimo insediamento di Curé, no? Lungo la strada per andare a Castelcampo, mentre Carbouillet rimaneva a metà strada tra Fiavé e Favrio, poco prima di oltrepassare il ponte che appunto che da Fiavé porta al paesino di Favrio. Erano paesi molto importanti perché erano paesi direttamente collegati a Castelcampo. Perché? Sia perché erano suoi paesi tributari, cioè direttamente vassalli, al quale conferivano le tasse, decime e i prodotti degli appezzamenti di terreno, ma anche perché in questi paesi risiedevano degli eredi legittimi di questa casata. Ed è appunto per questa loro grande importanza, è appunto per questa loro per questa presenza di parenti, seppur illegittimi, dei da campo, finirono in mezzo alle guerre che vi dicevo prima, quindi tra
i Lodron di Castel Romano e i d'Arco contro i Lodron di Castel Lodron e i nobili da campo. Ci fu una vera e propria battaglia, anzi furono più battaglie, ci fu una vera e propria periodo di guerre violentissime che durarono diversi anni, perlomeno tra il 1389 e il 1395, date nelle quali si fa risalire la distruzione di questi due paesi. Le giudicarie esteriori furono attraversate da enormi violenze. Furono devastati i campi, le campagne, furono uccisi gli animali, furono devastati anche i paesi stessi. Infatti, con particolare violenza, gli uomini dei D'Arco e dei Lodron di Castel Romano infierirono proprio su Carbuie e su Cugredo, tanto che il paese di Carbuie non riuscirà più a risollevarsi da questa devastazione e le persone superstiti se ne andarono a vivere nei paesi vicini di Favrio o di Fiavé. Invece Cugredo vuol per la sua vicinanza con il castello fu ricostruito in breve tempo. Ed è anche curioso notare che a Cugredo risiedeva un notaio, Niccolò Cimesino, che dopo queste campagne devastatrici dei D'Arco stilò un preciso elenco di tutte le cose che erano state sottratte, distrutte o perse, insomma, durante questi attacchi e inviate poi al capitano di Stenico e al principe vescovo. Era una lista chiamata le consetolete, no? Che Graziano Riccadonna ha pubblicato poi nella sua ricerca in maniera completa, integrale. Cugredo quindi ritornerà a vivere, ma soltanto per poco tempo, insomma per qualche secolo, perché nel 1630 sarà definitivamente spopolato e i superstiti finiranno con il convergere poi nella vicina Fiavé. Vediamo adesso, sempre del periodo della peste del 1630, cioè che abbiamo chiamato in causa proprio adesso, ovvero la peste manzoniana, come si dice, appunto per il modo con quale è stata descritta da Alessandro Manzoni, troviamo due paesi all'imbocco della Varrendena. Uno da una parte e uno dall'altra della valle, e questi paesi erano Bociniga o Marzeniga, a seconda della dizione della scrittura, e Bragonego. Nomi strani che probabilmente non ci dicono nulla, ma che sono collegati a una leggenda che poi è anche un fatto realmente accaduto, molto importante e molto significativo per la storia delle giudicarie, che è quello dell'aggressione a Malga Stracciola. E adesso vediamo. Prima di vedere più nel dettaglio, volevo soffermarmi un attimo sull'ingrandimento di mappa che vi faccio vedere, che è una mappa curiosa perché è una mappa risalente alla prima metà del Settecento, dove viene segnalato il nome di Borzeniga. Forse non si vede perché è un po' troppo piccolo, ma qui dove c'è la parola olim, che olim in latino vuol dire un tempo, quindi questo segno toponomastico ci dice che lì un tempo c'era Borzeniga, quindi nel momento in cui questa mappa viene data alle stampe il paese era già scomparso. Però se si guarda bene, al posto di olim una volta c'era, in una prima stesura, probabilmente c'era una casa e si vede qua. Quindi in un primo momento si era segnalato questo paese, che forse ancora esisteva, era ancora abitato in un qualche modo, solo che poi è stato definitivamente abbandonato e quindi il toponimo è finito col segnalare un paese ormai sparito. Vi dicevo, Marzeniga e Bragonego erano due paesi che formavano una comunità con i paesi a loro più prossimi. Marzeniga era collegata con Vigorendena, Iavre e Dare, mentre Bragonego con Verdesina e Villa. E vi ho detto che erano collegati anche con l'oscura leggenda di Malga Stracciola, no? Che questa leggenda, che era un fatto storico, era avvenuta nel 1324.
E qui ci ricolleghiamo a tutta una grande tradizione di lotte tra le varie comunità che formavano una volta le nostre valli, che avevano come, diciamo, contenzioso, come oggetto del contendere, i confini o le proprietà dei prati o delle malghe. Ci ricordiamo ad esempio anche della contesa per Malga Muvlina, no? Quindi erano argomenti, quelli dei confini o dei terreni, che erano di vitale importanza per le comunità medievali specialmente. E quindi possiamo dire, era normale quasi aspettarsi che per faccende confinarie ci fossero delle ripercussioni o degli eventi molto molto gravi, quasi spropositati. Per la contesa o per il fattaccio di Malga Stracciola, che cosa era successo? Nel 1324, per rancori, per litigi che erano avvenuti appunto tra queste due fazioni di valle, una spedizione punitiva, chiamiamola, di abitanti di Vigo, Iavre, Darè e Marzeniga risalirono la Val di San Valentino fino a Malga Stracciola, una malga che oggi sopravvive come capanno da caccia. La vera malga vera e propria, ecco, è ormai un rudere già da tempo, non è più utilizzata da parecchio tempo. All'epoca però era una malga molto importante, come del resto tutte le malghe. Ebbene, questa spedizione punitiva aveva come obiettivo quello di distruggere le proprietà in questa malga degli abitanti di Bragonego, Verdesina e Villa. E cosa fecero? Distrussero i formaggi, il burro, distrussero le forme del burro, picchiarono e costrinsero alla fuga i malgari. C'è addirittura una parte della leggenda che vuole che uno dei malgari di Verdesina venne fatto entrare in una zangola e buttato giù dalla costa, dalla scarpata, insomma una versione moderna della storia di Attilio Regolo, praticamente, ecco, se vogliamo. Però cosa più grave ancora invece, ecco, sul fatto dell'omicidio non si sa, forse è una parte più leggendaria, però era vero invece il fatto che presero tutte e 28 le vacche che erano presenti nella stalla più il toro e li precipitarono da un vicino burrone, assieme anche agli altri animali da carne. La leggenda poi parla del rio Bedù che diventerà rosso di sangue, le guardie allontanavano la gente, insomma, ecco, dopo la leggenda e la tradizione popolare gli ha ricamato sopra, ecco, molte altre cose. Però fatto sta che questo evento pare sia successo davvero ed ebbe come protagonisti anche gli abitanti di questi due paesi. E questo accade nel 1300. In questi due paesi sopravvissero, pare, alla prima grande epidemia del 1348, ma finiranno distrutti dalla grande pandemia manzoniana del 1630. Infatti Marzeniga verrà letteralmente spopolata, ecco, io ve l'ho segnalata qui nella mappa moderna, dove si trovava Marzeniga. Si trova su un ampio terrazzo prativo, sul quale si possono vedere ancora adesso dei ruderi, dei sedimi, e dove tra l'altro è stato anche realizzato un recente maso, maso tessadro, insomma. Il paese di Marzeniga invece si sviluppava, ecco, anche più sul fondo valle, più sul basso, ecco, solo che verrà completamente abbandonata, ecco, dai superstiti, che probabilmente abbandoneranno anche le case incendiate per scongiurare, ecco, altre epidemie, per purificare, ecco, come si soleva dire. E questo dell'incendio, come abbiamo visto anche per Merlino, verrà applicato anche in altri paesi. Mi viene in mente anche il paese di Melon, o Mellone, che si trovava sopra Stenico. Anche lì, attaccato dalla peste, verrà dopo dato alle fiamme per purificarlo e non più ricostruito, e quindi verrà perso definitivamente questo insediamento. Il paese di Bragonego, anche quello finirà la sua storia nel 1630, e qui, a differenza che a Marzeniga, le case che formavano il paese verranno poi restaurate, ristrutturate e riutilizzate nel corso del tempo come fienili e come case da monte. È però interessante sapere che, sulla base di testimonianze, fino alla fine dell'Ottocento, comunque fino all'inizio del Novecento,
in mezzo al prato, a questo prato che si vede nella, nell'immagine che vi ho messo sulla destra, esisteva una piccola cappella, una chiesetta, che era stata realizzata sullo stesso luogo dove pare ci fosse una fossa comune che aveva raccolto i morti del paese. I superstiti poi sarebbero andati da quel paese, anche perché in un periodo, insomma, come il Medioevo, come anche la prima età moderna, i paesi non erano molto grandi, le famiglie erano letteralmente falcidiate dalle pestilenze, e quindi per pochi gruppi di persone era inutile restare in un paese ormai svuotato, e quindi era più conveniente e più sicuro anche trasferirsi altrove nei paesi vicini. E sempre sulla peste del 1630 troviamo la storia, o le storie di Verceo o Varcè e Canisarga. E qua andiamo ancora un po' più in su, un po' più a nord, nella Varrendena. E ci troviamo rispettivamente a nord e a sud dell'abitato di Boscenago. Su Verceo in particolare ne ha scritto molto il maestro Tranquillo Giustina. Lui ha fatto molte ricerche sulla storia di Caderzone, in particolare del ramo caderzonese dei Lodron, e ha scoperto molte notizie interessanti anche su questo paese, sul paese di Verceo. E Verceo era un paese sparso, cioè era un insieme di case isolate raggruppate in pochi edifici ogni tanto lungo la stessa strada, che era lungo la strada che da Boscenago collega arriva a Massimeno, quindi si trovava a nord di Boscenago, mentre Canisarga era un piccolo insieme di masi, ecco, che si trova invece a sud. Perché era importante Verceo in particolare? Era importante perché verso 1350 proprio a Verceo si installò Raimondino Lodron, che era figlio di Pietro Zotto di Castel Romano, quindi un diretto discendente della casata dei Lodron si insediò in questo paesino e divenne regolano maggiore del paese, costruendosi tra l'altro anche un grande palazzo in località Posina. Lì ci sono diversi poi toponimi. Nella località Posina c'era questo grande palazzone con stalle, con edificio per la servitù. Era una vera e propria reggia. Tranquillo Giustino lo chiamava la Domus Aurea addirittura, quindi per rendere la magnificenza di questo edificio. Tra i paesi, ecco, furono abbandonati con la peste 1630, però è da fare un attimino un piccolo approfondimento anche sulla storia di questo Raimondino e della storia dei Lodron nel Verceo. Ecco, e qui io mi inoltro, ecco, in un campo, nel campo di Maddalena e di Gianni, ecco, che, e quindi mi inoltro in punta di piedi, ecco, parlando solo dello stretto necessario per capire quella nostra storia. Raimondino aveva dei parenti a Caderzone, il ramo caderzonese dei Lodron che si era insediato lì, che erano i suoi nipoti, erano molto aggressivi, molto ambiziosi, tant'è che a un certo punto i suoi nipoti, erano in tre, lo uccisero, costringendo sua moglie e le sue figlie a riparare prima a Massimeno e dopo a fuggire in Val di Non, a Denno, abbandonando quello che era le proprietà del marito e del padre a Verceo e scappando. In questo momento però arriva un altro esponente dei Lodron di Castel Lodron, Pietro il Sanguinario, che legato da legami di amicizia oltre che di parentela con Raimondino, aveva giurato vendetta e scatenò una vera e propria tempesta di sangue sulla zona della Varrendena e su Caderzone, uccidendo tutti i nipoti e i congiurati che avevano partecipato all'assassinio di Raimondino. Arrivando poi a portare la Varrendena in un periodo abbastanza impegnativo dal punto di vista della sicurezza, come potremmo intenderla oggi, e della, appunto delle guerre civili quasi.
Tanto che in questo periodo parliamo della fine del 300, è in questo periodo che Verseo, Canisaga e Boccenago si uniranno in un'unica comunità, appunto una unione fatta anche per reciproca difesa. Una difesa che comunque, come vi illustro adesso, non è servita per difendersi dalla peste, che letteralmente spopolerà i paesi di Verseo e di Canisaga. Di Verseo resteranno anche interessanti ruderi, infatti qua si vede nell'immagine che faccio vedere, ecco, questa è uno dei resti della grande reggia di Raimondino, che però in tempi recenti è stata demolita. Però ce ne trovo tanti altri, in molte case sono state anche restaurate, ristrutturate come case da monte, e tante altre però sono andate perse e si possono ancora vedere all'interno del bosco o ai bordo strada. E Canisaga, anche quella, è stata abbandonata e le case sono andate perdute. In tempi recenti però si stanno riqualificando e restaurando i masi che sono sopravvissuti. E vediamo adesso, ci avviciniamo anche un po' a tempi più recenti. Infatti in questa galoppata nei secoli che abbiamo fatto, dove vi ho fatto vedere appunto un estratto della più ampia ricerca che sto portando a termine, che sto insomma portando avanti più che a termine, perché le cose da vedere e da sapere sono tante, quindi che volevo mostrare, abbiamo visto un po' nel corso della storia quanti paesi sono spariti, poi non ve ne ho menzionati altri, come Merlino in Val del Chiese, c'era Polsè, c'era Saviedo, c'era Prasandone, c'era Maso, c'erano tanti altri, distrutti sia per la peste che anche per le inondazioni, come anche nelle giudicarie esteriori e nella rendena. Quindi vi ho fatto un sunto giusto per vedere i casi più particolari, i casi sui quali c'è più informazione, c'è più anche da dire al momento. Speriamo un giorno di poter portare anche a luce sugli altri paesi. Andiamo avanti comunque. Siamo arrivati quindi al 700, perché ci avviciniamo, ecco, siamo già in piena età moderna quasi, e troviamo il paese di Mondrone, un paese che, questo già per molti nostri ascoltatori, ecco, della zona di Treville o comunque della Busa di Tione, è un nome che dice già qualcosa, no? Perché Mondrone fu un paese, o comunque una frazione di paese, una parte, un quartiere, ecco, abbastanza consistente di Preore, che finirà distrutto per cause naturali alla fine del 700. E vediamo. Ebbene, Mondrone era un paese presente in molti documenti, anche antichi, anche del periodo medievale, che forse per certi versi, per certi storici, ecco, era considerato anche come il nucleo originario, che poi sarebbe diventato Preore, ed era un paese che era situato e che si sviluppava su un'ampia collina di terra, un'ampia collina di materiale alluvionale, lambita dalla Sarca, e che si trovava grosso modo nell'area che vi ho segnato sulla mappa, quella nella zona rossa, dove c'è oggi praticamente il Parco al Pozzo, per capirci, ecco, quelli che i pratici della zona. Su questo paese ci sono comunque anche delle descrizioni abbastanza particolareggiate, specie durante i momenti della sua distruzione, che fanno il calcolo delle case e degli edifici che erano presenti su questo paese, su questa grande collina di Mondrone. C'era una stima di circa 30 case, una chiesa col campanile e anche un cimitero, quindi un paese fatto e finito, come potremmo immaginarlo. Ebbene, questo paese sarà distrutto a più riprese dalla pina della Sarca, come vi ho anticipato. La prima volta nell'agosto del 1757, quando la Sarca in piena, come spiegherà Cipriano Agnesotti nelle memorie dei giudicarie, rovinò e sobissò nella sua corrente 9 casamenti, quindi letteralmente la Sarca
sgretolò la collina, la erose e fece precipitare nel suo letto 9 case abitate. Ecco, ci si immagina che nel corso di questi momenti, o ci si augura perlomeno, che la gente abbia potuto mettersi in salvo, cosa che effettivamente forse è anche avvenuta. Tuttavia, la più grande distruzione del paese, la distruzione totale, avverrà nel settembre del 1772. E lì avverrà il vero e proprio colpo di grazia, quando già la sarca in piena continuava la sua opera erosiva della collina di Mondrone, ma a amplificare la distruzione dell'acqua partecipò anche il torrente Ridever, che scende a fianco di Zuccolo e di Giugià. Questo torrente, reso pieno dalle grandi piogge dell'epoca e anche dallo scioglimento dei ghiacci, divenne così violento che, entrando nella sarca, letteralmente la direzionò, le fece cambiare corso, finendo sparare acqua e lanciare l'acqua della sarca direttamente contro la collina di Mondrone, che nel giro di poco tempo, di pochi giorni, se non addirittura di poche ore, finirà completamente eroso e tutte le sue case vennero distrutte e rovinate all'interno del fiume Sarca. Difatti è impressionante oggi vedere, con l'aiuto del satellite, cosa c'è oggi al posto dell'antica collina che un tempo accoglieva il paese di Mondrone. E lo si può vedere anche adesso percorrendo la strada ciclabile che scorre di fianco alla sarca, ora imbrigliata. Ecco, un enorme scavo, un'enorme area scavata. Si vede che appunto è successo qualcosa. È successo appunto questo fatto cataclismatico che letteralmente aveva distrutto questo paese. Su questa storia effettivamente non se ne sapeva un granché, ecco, quindi era una storia che era rimasta comunque nella memoria collettiva, sì, perché comunque è un evento che è successo in un periodo non troppo distante. Comunque, alla fine del Settecento era un momento nel quale comunque è stato registrato, come abbiamo visto dai cronisti dell'epoca, dal Niesotti, ma anche dal Gian Grisostomo Tovazzi, ecco, questo evento cataclismatico. E che comunque sopravvive comunque ancora nella memoria collettiva del paese, una memoria collettiva locale. È un paese che però, ecco, dai più forse non è più conosciuto, forse meno di altri paesi più noti come Merlino o come ad esempio anche Iron. Infatti Iron ne parleremo proprio adesso, saranno gli ultimi due paesi. Sarà uno degli ultimi due paesi dei quali parlerò adesso, però l'ho messo all'interno di una appendice, insomma, che ho chiamato casi particolari, e vi spiegherò il perché. Cominciamo subito con Iron, visto che l'ho chiamato in causa. Ebbene, Iron, chiaramente lo conosciamo, è un antico paese della comunità di Preore e anche parziario della regola di Spinale, quindi un paese che da sempre ha fatto parte della comunità assieme ai paesi di quella zona, e che è diventato poi nel tempo, grazie anche a leggende e anche al folklore soprattutto, il paese simbolo della peste, il paese simbolo dei paesi scomparsi e abbandonati dai giudicari. Eppure delle ricerche fatte dal maestro Paolo Scalfi Baito avevano dimostrato che questo paese fu sì colpito, come tanti altri paesi giudicariesi, in maniera anche parecchio pesante, dalle grandi epidemie del Medioevo, quelle del 1348, quella del 1575 e quella del 1630, con tutto il suo carico di morte e devastazione. Però non fu veramente abbandonato. Ci furono tante leggende poi che si svilupparono sul paese scomparso, sui testamenti, sul testamento, perché c'è il testamento dell'appestato di Ron che urlava nella valle il suo testamento. Ecco, quindi ci sono tante storie anche collegate con Cerana, che anche Cerana, paese vicino a Ron, col quale condivide anche questa,
questa storia di paese non propriamente scomparso per la peste, hanno poi creato tutto questo alone di mistero e di leggenda. Eppure, sulla scorta di documenti analizzati proprio dal maestro Scalfi, Baito, si scoprì che Iron non fu veramente mai abbandonato. Spieghiamoci meglio. Si tende a volte a ricondurre a 1630 la fine del paese. Quindi il paese verrà completamente spopolato e nessuno andrà più ad abitarci. Invece furono trovati, durante le ricerche, dei documenti che attestavano che nel paese vi furono non solo ancora famiglie viventi e che ci abitavano e che lavoravano e stavano lì stabilmente tutto l'anno, ma anche si officiavano dei matrimoni di persone residenti a Iron, matrimoni che si officiavano comunque o a Priore o a Tione, perché dopo il 1500, dopo 1500, Iron e Cerana non, diciamo che sparirono come paesi a sé stanti, furono accorpati ad altri paesi vicini, ecco. Però questo non voleva dire che la gente fosse morta tutta o comunque che fosse stato abbandonato completamente dai suoi abitanti. Infatti è solo con la seconda metà del Settecento, sempre sulla base delle ricerche di Paolo Scalfi, che il paese inizierà ad essere non più abitato stabilmente dai suoi abitanti. Quindi veniva abitato soltanto durante il periodo dei lavori agricoli, quindi in estate. Questo perché? Probabilmente per maggiori comodità che si potevano trovare in fondovalle, per motivi economici, per il fatto che la gente preferiva ormai vivere in luoghi più raggiungibili, più sicuri anche forse, o forse anche luoghi più abitati, perché comunque il paese, lo abbiamo visto, lo conosciamo, Iron, perlomeno chi c'è stato, chi ne ha sentito parlare, non è un paese grande e chiaramente anche tutto quello che si può trovare in quel paese era molto limitato per delle persone che comunque magari preferivano vivere nel fondovalle vicino ad altri paesi più animati. Infatti Iron anche adesso è un paese abitato soltanto in periodo estivo, comunque è un paese di case da monte, ecco, potremmo chiamarlo, al pari di Cerana. Quindi possiamo chiamarla falsa la storia del paese spopolato dalla peste, scomparso dalla peste. Iron in realtà fu un paese gradualmente abbandonato. Quindi qua in questo caso si parla di un abbandono parziale. Ecco, quindi riferendoci ancora allo schema di Charlau che abbiamo visto all'inizio, quindi Iron è un paese parzialmente abbandonato. E l'ultimo, l'ho tenuto per ultimo, ecco, è un paese del quale voi, ecco, avrete qualche sorpresa nel vederlo qui tra questo elenco, e l'ultimo paese è Ballino. Il paese di Ballino infatti rientra nei casi di abbandoni temporanei, stando a quello che ci dicono le testimonianze dell'epoca. Infatti io vi ho riportato, appunto, come citazione riferita a questo paese, quella del notaio Gian Maria Stefanini, che era vissuto durante il periodo della pandemia manzoniana, nel 1630, dove nella sua cronaca scriverà che a Ballino nessuno rimase, tutti morti. E in effetti da Ballino arrivò la peste in Giudicarie. Tutte le testimonianze sono concordi nel dire che i primi casi che si ebbero in Giudicarie, che erano nella zona di Favrio di Priore, arrivarono da viandanti o da viaggiatori o da lavoratori che l'avevano presa, avevano contratto il male a Ballino, dove già il male infuriava da parecchio tempo e che era arrivato probabilmente dalla zona di Tenno o di Garda o da Riva del Garda. E a quanto pare a Ballino morirono, se non tutti, la buona parte della popolazione. E Ballino forse deve, anzi forse probabilmente Ballino deve la sua rinascita alla sua importanza. Infatti Ballino oggi, come un tempo, era un paese di passo, un paese che stava proprio sulla strada e sulla,
sul, come vi ho detto prima, sul passo, a collegamento tra la comunità delle giudicarie e quella altogardesana. All'epoca era presente un dazio, era presente una sede notarile e fino alla metà del XIV secolo era presente anche una piccola fortificazione sulla, in una ampia zona prativa soprastante il paese, a oriente del paese, in località Castilla. Questo paese quindi era di vitale importanza, era molto importante e molto interessante sotto ogni punto di vista, sia amministrativo che politico che militare, e quindi seppur svuotato era comunque interessante, era comunque importante da mantenere, e infatti svuotato o no dei suoi abitanti il paese finirà con l'essere ripopolato immediatamente dopo la pestilenza del 1630. Vi si trasferirà, ad esempio, il notaio Armani di Fiavé, occupando il posto vacante lasciato dal suo omologo che morirà durante la peste, e poi il villaggio sarà poi abitato anche da persone, da famiglie che provenivano da zone anche lontane dalle giudicarie, anche da zone molto... sempre trentine, ma che provenivano da altre vallate, come ad esempio i Fruner, che è un cognome parecchio diffuso nella zona del Ballino, per l'appunto, è un cognome che prima del 1630 non compare nei documenti della zona e compare dopo, appunto, la pestilenza. Probabilmente i Fruner arriveranno qui in zona dai loro luoghi, ecco, dove erano stanziati prima, che pare fosse la Valsugana, o la Val dei Mocchi, insomma un cognome tedesco, probabilmente di provenienza da quelle valli, e che occuperanno poi i posti lasciati dalle famiglie e dalle persone che sarebbero decedute durante questa pestilenza. Ecco, io ho finito questa trattazione, spero che sia stata avvincente per come... ha interessato me quando la stavo compilando e mettendo assieme per questa sera. E chiaramente, come vi dicevo, tanto altro ancora c'è da dire, tanto altro c'è da sapere, non solo su questi paesi, ma anche su tanti altri. E spero magari un domani di ritornare ancora a parlarvi di altri paesi. E prima di lasciare la parola a Danilo, che ecco, magari richiamo, ecco, visto che ho io la parola, ho io il potere ancora comunque di richiamare online le persone, vi lascio con questa, giusto anche per sdrammatizzare, vi lascio con questa vignetta che fa il caso nostro del cartoonist Tom Gold, che si intitola Le colline, e non penso ci sia da commentarla, ecco, giusto per chiudere con un sorriso, ecco, quello che abbiamo fatto stasera, che comunque è un discorso interessante, seppur sinistro, e che comunque fa parte della nostra storia locale, che è giusto non dimenticare. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a voi per le domande e a Danilo per anche lui per qualche domanda o per chiarimento. Grazie. Grazie. Guarda, hai detto proprio un termine giusto prima, nella conclusione, no? Hai detto avvincente. In effetti questa serata è stata davvero avvincente. Seguire un po' tutti questi percorsi, queste storie che hanno anche un misto di leggenda, ma che sono tutte fondate sulla realtà, mi ha lasciato davvero stupito e colpito, anche se già conosco molte cose del territorio, ma penso che la stessa cosa sia successa anche a tutti quelli che erano in ascolto questa sera. In effetti sui paesi scomparsi o abbandonati c'erano sì stati degli studi parziali, però, come tu hai già accennato, il maestro Tranquillo Giustina, il Papa Leoni, il Graziano Riccadonna e tanti altri, che però, il Paolo Scalfi, che avevano fatto però solamente uno di questi paesi. Sentirli correre così, e tu dici che solamente sono una piccola parte di quelli che hai scoperti, ma sentirli scorrere così uno dopo l'altro ci sta proprio restare allibiti di vedere come l'evoluzione del tempo vada a influire anche sulle comunità, no?
è una cosa davvero particolare, cioè un settore che si è andato ad esplorare davvero davvero interessante. Speriamo veramente di ritornarci sopra, sei proprio un perfetto storico locale che è andato ad esplorare delle cose che ancora conoscevamo poco. Ci sono state anche diverse alcune domande, alcuni commenti che sono arrivati, no? C'è soprattutto Graziano Ricadone che intanto si complimenta con te, e anche Marco Zulberti che prima parlava del, quando parlavi della Valle del Chiese, diceva che c'è anche in Val dei Morti, di fianco alla Valle delle Fucine del Rio Caino, ci sono ancora presenti alcuni ruderi, forse anche quelli fanno riferimento a qualche agglomerato urbano che magari è andato scomparso. Sarà una cosa sarebbe una cosa interessante da vagliare, esatto, da approfondire. Volentieri. Grazie Marco dello spunto anche. C'è un'interessante domanda del Graziano Ricadonna invece, che dice: Annibale Salsa parla di variabilità climatica e variabilità politica per spiegare la difficoltà di sopravvivenza dei villaggi montani. Quali secondo te è la più decisiva? Sulla base anche degli esempi che abbiamo visto stasera, sia l'una che l'altra variabilità hanno inciso molto sulla vita e sulla sopravvivenza dei paesi. Certo è che abbiamo visto che la variabilità politica, da un certo punto di vista, andava a incidere soltanto in maniera puntuale su certi agglomerati urbani insediativi, come abbiamo visto i casi di Cugredo e Carbouillet. Quindi io direi, anche sulla base di altri esempi, di altri insediamenti che ho avuto modo di vedere, insomma, di altri casi, direi che la variabilità climatica è la più decisiva per la sopravvivenza di un villaggio, anche perché teniamo presente che un tempo, parlando dei villaggi più antichi, li si costruiva a mezza montagna. Quindi il clima nel Medioevo era molto più mite, si parla addirittura di, nel periodo caldo medievale, di un grado superiore alla temperatura che abbiamo oggi. Quindi era possibile coltivare anche in aree dove adesso non si potrebbe, dove periodicamente arriva la neve. Quindi la variabilità climatica forse è il fattore più decisivo, è quello che ha inciso di più sulle scelte insediative. Ecco. Grazie della domanda, perché è molto interessante. Grazie. Esatto, infatti poi arrivano sempre da Graziano e da Marco Zulberti due suggerimenti, che dice: per continuare la tua ricerca sarebbe utile andare a ricercare anche nelle più antiche visite pastorali in giudicarie tra XIII e XIV secolo, su cui ha andacato a lungo anche Kurzer, se vi sono tracce di questi paesi. E Graziano, esatto, poi ribadisce ancora: anche negli antichi documenti del Principato Tridentino si accenna a queste strane preesistenze. Quindi è un invito ad allargare il campo di ricerca anche in questi archivi e in questi depositi, in modo per ritrovare altre cose. Certo, inviti che accolgo e ringrazio, anzi, degli spunti, perché mi saranno molto molto preziosi. Infatti le visite pastorali sono a volte degli elementi molto interessanti per capire toponimi o comunque nomi di paesi che sono spariti o comunque magari che sono poi cambiati nel tempo. Quindi, grazie, sì. Grazie. Tra l'altro, proprio all'inizio, quando parlavi della mappa dove hai elencato i vari paesi, e chiaramente stasera ne hai accennato solo ad alcuni, ne ho scoperti alcuni anch'io che non conoscevo, nonostante che sulle giudicarie abbia letto, esatto, parecchi testi e parecchi saggi. E sono uscite di quelle cose che sarò veramente curioso di andare a scoprire più avanti, anche perché probabilmente la ricerca che stai portando avanti, intenzione appunto del Centro Studi Giudicari, arrivare poi a una pubblicazione che possa raccogliere tutti questi studi, queste ricerche, questi saggi che tu hai messo assieme, che hai elaborato in maniera molto succinta e sintetica questa sera, anche se molto chiaramente interessante, e di modo da poter proporre a un pubblico molto più vasto tutto quello che hai raccolto. Arrivano intanto tantissimi felice. Arrivano intanto tantissimi complimenti da Giovanna Binelli, dal Pierluigi Salvaterra, dal Mirko Partacini, dal Vittorio Iacovella
e da tanti altri, insomma, che ti ringrazio tutti, molto gentili. Mi fa piacere anche di essere stato anche chiaro e coinvolgente. Grazie. È stata una serata davvero interessante. Grazie, Aldo. Quindi vedo che il tempo intanto è arrivato al termine. E torneremo sull'argomento, ma anche ad altri argomenti che ti sono molto familiari, come quello della Grande Guerra, che andremo un po' ad esplorare attraverso le tue ricerche, che ci hanno portato non tanto alle battaglie epiche sul fronte ad Amellino, ma proprio anche a tutto il percorso che c'era attorno, no? Quello delle teleferiche, quello degli approvvigionamenti, quello degli scartamenti, delle ferrovie a scartamento ridotto che giravano nel fondo valle, sono tutte cose davvero interessanti che magari andremo a proporre in una di queste serate. Magari prima di chiudere vorrei anche ricordare che settimana prossima, nel martedì, ci sarà invece Serena Bugna, un'altra nostra collaboratrice, che abbiamo già ascoltato in precedenza sulla storia dell'arte e sulla scultura delle giudicarie, andrà invece a parlarci dei castelli, delle dimore signorili e dell'architettura tradizionale nelle giudicarie, che un po' si riallaccia anche a quello che tu hai già detto stasera, no? Perché tu hai parlato anche tu di Castel Merlino, di altri roccaforti, esatto. Quelle di Verzeo, quelle di, che c'erano, insomma. Anzi, addirittura fra questi c'era anche il castello che magari andrei a parlarsene, quello che c'era vicino a Pelugo, no? Esatto, del famoso ebreo, diciamo, quello che raccontato esatto. Nella leggenda di Carlo Magno. Esatto, esatto. Ma andremo pian pianino a scoprire. C'è un'altra domanda prima di chiudere, di Paolo Molinari, che dice: Aldo, chi è l'ideatore della teoria secondo la quale il rio Rediver avrebbe deviato la Sarca distruggendo l'insediamento presente presso l'attuale parco al Poz? Ma ideatore della teoria, a dire il vero, questa è stata diciamo trattata anche dal Tovazzi, perché durante il Settecento si assiste a un inasprimento quasi delle precipitazioni. Il corso della Sarca diventava sempre più irregolare, come anche quello dei ri che scendevano dalle montagne. Difatti si parla di un periodo precedente alle sistemazioni idriche dei corsi d'acqua. E infatti in quell'occasione viene specificato che la Sarca, ingrossata e deviata anche dal suo corso dal torrente che scendeva da Zuclo, andò a erodere, a lambire ancora più da vicino e a erodere lentamente tutta la collina sulla quale stava il paese di Mondrone. Certo. Quindi no, è specificata così, quindi ecco, sulla base di testimonianze, insomma, che possiamo dire anche dell'epoca, perché il Tovazzi e il Gnesotti scrivono di un periodo vicino a loro, quindi descrivono cose che forse avevano anche sentito dire da persone che le avevano viste. Quindi certo, ecco, spero di aver... Sì, anche perché ho visto che molte delle citazioni che tu hai fatto hanno comportato una lettura di parecchi testi antichi, della ricerca di molti documenti custoditi appunto nei nostri archivi, e sicuramente andrai a trovare qualcosa di nuovo per aggiungere altre notizie a quelle che ci hai già dato questa sera. Quindi ringrazio di nuovo te, Aldo, speriamo di risentirci. Grazie a voi. Sicuramente e anche se non ti vediamo, sappiamo esatto. Che tu sei dietro. Ci sarò sempre. Hai anche questa passione per il multimediale, e sei il nostro regista. Cerchiamo appunto di continuare a tenerti con noi e di scoprire anche queste altre tue grandi passioni. Grazie, Aldo. Sì. Saluto tutti quelli che sono stati con noi questa sera. A risentirci il prossimo e arrivederci a tutti. Arrivederci.